Non è altrettanto giusto oggi, 19 luglio, parlare di multe, di divieti, di costrizioni, di zone rosse, di liste di protezione per i nostri giovani, per i nostri ragazzi che hanno diritto di tornare alla vita in normalità, con sorriso, con prudenza. Quindi tutelare gli ottantenni senza massacrare i quindicenni. Quando sento qualcuno che parla di vaccino obbligatorio per i nostri figli che vanno a scuola a 12 anni, io dico e dirò no, no, no. Sulla pelle dei bambini non si scherza. Insomma, è difficile governare.